oggi verrà inaugurato un nuovo pontile per l'ormeggio delle barche. Questo pontile è stato costruito, edificato grazie al contributo dei soci del Circolo Velico di Ortona, che si sono autotassati per i posti barche e con una spesa di 100.000 euro sono riusciti a realizzare questo pontile qui all'interno del porto. È una bella iniziativa, soprattutto perché sappiamo che nella nostra zona, nella costa dei Trabocchi, i posti barca mancano. E dobbiamo dire tra l'altro che la realizzazione è stata fatta in tempi brevissimi, la realizzazione tecnica, in quanto i lavori sono partiti ad aprile e sono conclusi adesso, quindi diciamo che nel giro di 2 mesi si riesce a realizzare un pontile. Il problema è la parte burocratica, in quanto sono 3 anni che il Circolo Velico ha richiesto tutte le autorizzazioni per la realizzazione e solo oggi finalmente, nonostante quest'opera sia importante per il turismo e per il turismo nautico e non solo, nonostante questo è stato necessario aspettare tanto per riuscire a concludere tutte le pratiche burocratiche. Comunque, diciamo, il più è fatto. Oggi c'è l'inaugurazione ed è un'opera importante, appunto, proprio perché serve a sviluppare il turismo nautico e non solo, e soprattutto può essere da spunto per realizzare altre opere di questo genere velocemente e facilmente anche in altre zone possibili. Il pescaggio massimo è di 4 metri e oltre e può accogliere barche fino a una lunghezza massima di 10 metri e 50, ovviamente nella parte più esterna del pontile. Ovviamente il pontile è stato costruito all'interno del porto di Ortona perché per fare un'opera di questo tipo c'è bisogno di un riparo, quindi il porto di Ortona offre già di per sé questi ripari. Chiaramente, se si avesse l'intenzione di costruire un pontile sulla costa, la prima opera da fare appunto è creare questo riparo dal mare. E come dicevamo, al di là poi delle pratiche burocratiche, il pontile poi può essere realizzato in tempi brevi, visto che si tratta fondamentalmente di posare il pontile, chiaramente di mettere le catene per i corpi morti e eventualmente fare un dragaggio nel caso in cui il fondale non fosse sufficiente. Vediamo qui già parecchie barche ormeggiate, per esempio questa è la Sanuk, che è una barca che ha fatto parecchie regate, è questa, ed è una barca di cui abbiamo visto anche una pagina su internet, molto prestigiosa, ben armata, e che prima era ormeggiata al gavitello e adesso trova un riparo più consono, diciamo, più agevole all'interno di questo pontile. Di San Vito Vela pensiamo che il turismo nautico sia uno dei mezzi più naturali e più belli per poter valorizzare queste coste, per farne fruire ai turisti nel modo più naturale e più bello possibile. Si pensa che la nautica e il turismo nautico siano una cosa per ricchi. Forse lo sarà stato una volta, ma oggi non è così. Oggi si possono trovare barche a poco prezzo e che costano anche meno di un'auto. E soprattutto chi fa nautica vuol dire che ama la natura, ama questi posti e li vuole, come dire, ne vuole usufruire senza inquinarli, senza toccarli, in punta di piedi quasi, senza il rumore dei motori, ma semplicemente con un soffio di vento uno può arrivare fino a Fossa Cesia e vedersi tutta la costa dei Trabocchi nel silenzio come una volta ne poteva godere D'Annunzio, ad esempio. E quindi noi pensiamo appunto che il turismo nautico, insieme alla cultura, insieme al teatro, insieme a tante iniziative belle che si possono sviluppare sulla nostra costa, sia il modo migliore per poter fruire di questa splendida regione, di questa splendida. Allora, abbiamo detto che la nautica non è più uno sport per ricchi, o non è solo per ricchi. Purtroppo, in base a questa regola, i governi nel passato hanno pensato appunto di individuare in chi ha la barca la persona da tassare, di cui verificare il reddito e tutto quanto. Noi diciamo che non è più così, o
oramai non è più nella maggior parte così, nel senso che tanti si accostano alla nautica con un piccolo investimento che può essere equiparabile a quello, come abbiamo detto prima, di acquistare un'auto, anche meno. E lo fanno perché la nautica è sport, è natura ed è, può incentivare il turismo. E quindi bisogna investire sulla nautica, bisogna fare in modo che sia dal punto di vista fiscale, sia di burocrazia, venga agevolato questo sport, anche perché sappiamo, insomma, che l'Italia conta soprattutto sul mare, cioè un paese sul mare, e quindi perché non sfruttare appieno le risorse naturali che abbiamo e dar modo di fruirne ai ragazzi soprattutto, fin da bambini, e quindi incentivare le scuole, incentivare i circoli nautici e dopodiché fare in modo che si possa fare un turismo ecosostenibile, che è proprio quello della vela, è quello della vela. Siamo con Laura Iubatti, presidente del Circolo Velico di Ortona, oggi per l'inaugurazione del nuovo pontile, che già ci ha spiegato, insomma, è stato fatto grazie a un'iniziativa dei soci del Circolo Velico, assolutamente non finanziata dall'esterno. Ecco, se vuole aggiungere qualcosa, insomma, su. Sì, io vi ringrazio per essere venuti. Oggi è una giornata importante per il Circolo Velico Ortona, perché sono lieta di presentare questo progetto che è stato interamente realizzato dai soci del Circolo Velico Ortona, quindi finanziato interamente dai loro proventi, quindi non abbiamo fatto richiesta di finanziamenti né pubblici e né privati. Questo ovviamente è un importante traguardo, soprattutto in un'epoca di spending review dove ci sono tantissime difficoltà economiche anche poi per ottenere finanziamenti da parte, diciamo, delle istituzioni sia regionali che comunali, quindi conseguentemente abbiamo deciso, diciamo, di proporre a tutti coloro che hanno voluto ormeggiare la propria imbarcazione presso il Circolo Velico Ortona di anticipare la loro quota ormeggio per alcuni anni e quindi far sì che si potesse realizzare quest'opera che ha previsto un investimento di 100.000 euro. A breve realizzeremo anche il cancello d'ingresso che oggi non è ancora presente, le colonnine per l'energia elettrica e quindi per far sì che i soci possano fruire anche dei vari servizi diciamo utilizzabili lì sul pontile, e quindi oggi per me è davvero una giornata importante che festeggio con tutti i soci e con le istituzioni di questo territorio. E quindi un grosso traguardo raggiunto. E poi, diciamo, un progetto che cresce poco alla volta in modo tale che può essere, diciamo, può crescere in modo naturale a seconda delle esigenze del circolo. Sicuramente sì, questo è stato un progetto per noi sperimentale, abbiamo visto, diciamo, l'ottima riuscita di questa nostra proposta fatta, diciamo, a quelli che sono stati sia i soci storici del circolo che sono i soci nuovi che sono entrati e che hanno ormeggiato per la prima volta la propria imbarcazione presso il Circolo Velico Ortona. Tutto questo noi lo stiamo facendo per realizzare il nostro obiettivo prioritario, che è quello di promuovere lo sport della vela, perché il Circolo Velico Ortona, come dice il suo stesso nome, è un circolo orientato per la promozione della vela. Quindi noi abbiamo ovviamente una scuola vela attiva sul territorio, abbiamo una squadra agonistica che partecipa a regate sia zonali che nazionali. Abbiamo ovviamente fatto anche il progetto per la scuola all'interno delle scuole del territorio, scuole elementari e scuole medie, per far sì che i ragazzi giovani si avvicinino sempre più al mondo della vela. Quindi noi ci auguriamo di poter incrementare questo pontile, di poter realizzare altri posti barca, per far sì che il circolo velico diventi una realtà ancora più importante e possa sempre più promuovere lo sport della vela nel nostro territorio. La vela è uno sport sano, che si può iniziare già, anzi si deve iniziare già da giovani, è uno sport sostenibile che si inserisce bene all'interno della costa dei Trabocchi, perché così uno può soffrire della bellezza di questi paesaggi senza inquinarli, senza toccarli e senza far rumore anche. Sicuramente sì, poco fa una signora mi chiedeva a che età i bambini possono iniziare a fare vela. La vela si può iniziare a fare dai 6 anni attraverso il tesseramento della Federazione Italiana Vela. E dobbiamo anche sfatare questo mito della vela come sport soltanto per ricchi, come uno sport costoso. La vela è per tutti e noi ci auspichiamo proprio che questo possa essere compreso dal nostro territorio, e il nostro obiettivo è proprio quello di promuovere questo sport e di renderlo praticabile per tutti, tant'è vero che il Circolo Velico Ortona quest'anno all'interno delle scuole ha proposto e ha promosso un'iniziativa volta proprio a far sì che i ragazzi partecipassero ad un concorso di disegno. Attraverso questo concorso verranno premiati i primi 20 disegni più belli, diciamo, realizzati dai bambini della scuola elementare, e i primi 20
disegni più belli verranno premiati con un corso gratuito di vela. Quindi il Circolo Velico ha fatto anche questo investimento per far sì che i bambini si avvicinino e per far capire anche alle famiglie che la vela è per tutti. È uno sport accessibile al pari degli altri sport che si praticano sul nostro territorio. E quindi io tengo molto a questo concetto, perché mi fa piacere che il Circolo Velico possa intraprendere questa iniziativa di promozione dello sport per tutti e per tutti i bambini, per tutti gli adulti, per tutti coloro che hanno voglia di praticarlo, perché è uno sport davvero bello, uno sport sano, che comporta rispetto di tantissimi principi, e soprattutto rispetto per gli altri, rispetto per la natura, rispetto per l'ambiente, e in una costa meravigliosa come la nostra, penso che questo sia il massimo dello sport che si possa praticare. Complimenti a Laura Iubatti e al Circolo Velico di Ortona per tutte le iniziative che stai facendo, che sono sicuramente meravigliose. Grazie. Per il Circolo Velico e quindi sicuramente per me in qualità di rappresentante di questa associazione. Un giorno importante perché festeggiamo e inauguriamo il pontile galleggiante che avete praticamente alle vostre spalle, un progetto che è nato da tanti anni ma che in realtà, diciamo, nella mente sicuramente anche di coloro che mi hanno preceduto c'era, però purtroppo non era stato possibile realizzare. Da quando è entrato il nuovo direttivo abbiamo veramente puntato tutto per far sì che si potesse realizzare questo progetto, che potessimo avere un pontile qui ad Ortona anche del Circolo Velico, e per fortuna ce l'abbiamo fatta con un finanziamento di tutti quelli che sono stati i soci, che ringrazio personalmente, che hanno finanziato personalmente questo progetto investendo del loro denaro e quindi anticipando le quote ormeggio della propria imbarcazione. Quindi un progetto realizzato interamente dai soci, senza l'aiuto diciamo economico di enti né comunali né regionali. Quindi senza aver chiesto finanziamenti siamo riusciti a realizzare interamente un'opera che ha un valore di 100.000 euro. A brevissimo troverete anche un cancello d'ingresso che per questioni logistiche non è stato possibile già posizionare, e anche le cosiddette colonnine per l'energia elettrica, in modo che tutti i servizi siano fruibili per tutti i soci che hanno finanziato questo progetto e che hanno deciso di ormeggiare la propria imbarcazione al Circolo Velico. Noi ci auguriamo ovviamente che questo sia per noi sicuramente un traguardo importantissimo che abbiamo raggiunto, ma mi auguro che nel prosieguo si possa fare di più, che possiamo realizzare altri pontili e altri posti barca per far sì che questo porto sia degno di essere chiamato tale, per far sì che ci sia una maggiore sicurezza per le imbarcazioni, perché tanto tempo fa, e tantissimi di voi presenti se lo ricorderanno, invece di avere questa banchina galleggiante c'erano praticamente 12 boe in acqua con 12 barche, non era possibile raggiungerle perché non c'era un collegamento con terra se non via mare con delle piccole imbarcazioni private, quindi questo provocava non solo, diciamo, un notevole disagio per gli utenti del mare, per i proprietari delle imbarcazioni, ma soprattutto creava notevoli problemi per una questione di sicurezza, perché nel momento in cui le condizioni del mare non erano agevoli era impossibile raggiungere le imbarcazioni e quindi mettere in sicurezza anche le stesse e quindi gli ormeggi. Scusami? Più 10 esatto dell'altro circolo nautico che ci ha dato la possibilità di realizzare la prima parte su una loro concessione, quindi grazie ad una convenzione col Circolo Nautico Ortona, che ringrazio, oggi non vedo il presidente ma forse starà per arrivare, Ettore Amato, e ringrazio personalmente perché grazie alla collaborazione con il Circolo Nautico siamo riusciti praticamente a realizzare la prima parte sulla loro concessione e per arrivare alla nostra concessione, quindi realizzare un unico pontile che potesse ospitare questo numero di imbarcazioni. Ovviamente il nostro obiettivo come Circolo Velico è sicuramente quello di incrementare quelli che sono i nostri soci, di incrementare le entrate per far sì che si possa ovviamente realizzare quella che è stata la finalità prioritaria del Circolo Velico dall'anno della sua nascita, al paro del 1969, perché il Circolo Velico Ortona è il primo circolo velico che è nato in questa realtà ortonese, anche se molti magari non la conoscono perché è una realtà un pochino più piccola rispetto ad altre, ma è il primo circolo nato. È nato dalla passione di pochi, quelli che sono stati i soci fondatori del circolo, ed uno di questi è rappresentato alle mie spalle del professor Franco Di Gregorio, che oggi non c'è più. Un applauso a Franco Di Gregorio, che purtroppo io non ho avuto il piacere personale di conoscere,
ma essendo diventata presidente da 3 anni, tutti quelli che sono stati soci e anche quelli che non sono soci del Circolo Velico mi hanno sempre parlato di quest'uomo, di un uomo che ha dedicato veramente la sua vita al mare, alla vela, che ha fatto sì che tanti ragazzi che non avevano possibilità economiche potessero avvicinarsi a questo sport, allo sport della vela. E infatti l'obiettivo che io mi auguro di che sia sempre l'obiettivo prioritario del Circolo Velico e che io sicuramente porterò avanti fino a quando lo rappresenterò questo circolo, è proprio quello che era lo spirito di Franco Di Gregorio, cioè far sì che tutti si possano avvicinare a questo sport della vela, perché dobbiamo anche sfatare il mito che la vela è uno sport soltanto per pochi, o magari per quelli che hanno più possibilità economiche rispetto ad altri. Non è vero, e Franco ne è stato l'esempio, perché ha portato in mare a fare regate ragazzi che erano veramente in strada, che non avevano possibilità economiche, le cui famiglie non potevano permettersi assolutamente di far fare uno sport ai propri figli. Franco Violenti li ha raccolti per strada, li ha portati in mare e ha fatto sì che diventassero anche dei grandissimi velisti, come il nostro socio Gigi Masturzo, che oggi non c'è, avrebbe tanto voluto esserci, perché voleva anche lui ricordare la figura di questo secondo suo maestro di vela, perché il primo maestro è stato sicuramente il padre, perché Tommy Masturzo è stato un grande velista, ma il suo secondo maestro che lo ha portato in giro per l'Italia, caricandolo sulla propria macchina a fare le regate, è stato Franco Di Gregorio. Lui lo ricorda sempre, aveva piacere di ricordarlo anche in questa occasione, in cui c'è la sua famiglia, e sono davvero lieta di averli tutti qui presenti, perché per noi era importante ricordare quest'uomo in occasione di questa giornata, dopo comunque anni davvero, credetemi, di sacrifici per far sì che si potesse realizzare questo pontile galleggiante e per far sì che potessimo continuare nel nostro obiettivo prioritario, che è quello della promozione dello sport della vela, per far sì che tutti possano avvicinarsi a questo sport, che possano essere fruitori del mare e che possano amare il mare e la vela, perché noi abbiamo un porto che ci consente di fare vela tutto l'anno, sia durante l'estate che l'inverno, pochi in realtà hanno questa possibilità, e quindi io questo lo voglio dire, noi possiamo fare sport sempre, noi abbiamo una scuola vela aperta ovviamente in estate per tutti i bambini a partire dai 6 anni, abbiamo una squadra agonistica, quindi con bambini che partecipano alle regate come faceva Franco quando ha iniziato con la sua attività all'interno del Circolo Velico come presidente, e quindi anche loro partecipano alle regate sia zonali che nazionali. Abbiamo un progetto bellissimo che la Federazione Italiana Vela ci consente di fare all'interno delle scuole elementari, medie, superiori, e noi quest'anno l'abbiamo realizzato con le scuole elementari e le scuole medie, che si chiama Progetto Vela Scuola. Abbiamo portato la vela all'interno delle scuole, abbiamo fatto sì che i bambini si potessero avvicinare a questo sport, abbiamo promosso all'interno delle scuole un progetto bellissimo, i bambini hanno realizzato dei disegni, il 19 presso la sede a base nautica del Circolo Velico, che è alla base del Molo Sud qui del porto di Ortona, faremo una giornata che abbiamo chiamato Open Day, verranno premiati i disegni più belli di questi bambini, e i bambini che hanno realizzato i disegni più belli verranno premiati con un corso gratuito di vela, proprio per far sì che i bambini si possano sempre più avvicinare a questo sport e per far sì che quindi anche le loro famiglie comprendano che la vela è per tutti davvero, ed è uno sport bellissimo perché non solo insegna il rispetto per l'ambiente, rispetto per il mare, ma un grande rispetto per l'altro, per il proprio compagno, per la propria compagna, e questa è una cosa davvero molto importante nella realtà di oggi. Io voglio ringraziare tutti coloro che sono qui presenti, voglio ringraziare tutti i soci del Circolo Velico, quelli che sono i soci storici, che hanno anche compreso dopo tanti anni che il circolo stava comunque facendo dei cambiamenti, che c'erano dei cambiamenti in corso, che bisognava in qualche modo anche magari aumentare e spendere qualcosina in più per far sì che comunque potessimo avere più servizi, per far sì che il circolo potesse crescere e potessimo promuovere questo sport della vela. Ringrazio tutti i soci nuovi che hanno creduto in questo progetto e che oggi hanno ormeggiato le loro imbarcazioni presso il ponte del Circolo Velico Ortona, ringrazio tutte le istituzioni presenti, ringrazio il Comune di Ortona che è qui rappresentato dall'assessora allo sport Simonetta Schiazza, ringrazio il Presidente del Consiglio Ilario Chiocciola, ringrazio Camillo D'Alessandro in rappresentanza della Regione Abruzzo. Vi passerò la parola perché mi fa piacere se voi riuscite ovviamente a dire qualcosa, ringrazio Remo Di Martino, perché non solo è mio collega ma rappresenta anche lui l'istituzione comunale di Ortona, mio carissimo amico. Ringrazio anche Eugenio che è presente per la Lega Navale di Ortona, adesso è presidente della Lega Navale di Ortona. Ringrazio il Circolo Nautico nella persona del presidente Ettore Amato e di tutti i soci che sono qui presenti.
e ringrazio davvero tutti quelli che hanno partecipato. Ringrazio la ditta Sistar che ha realizzato i lavori del pontile, e quindi in particolar modo ringrazio Antonio Gianfreda e tutto il suo staff che davvero in pochissimo tempo ha installato il pontile e ha fatto sì che quest'opera potesse essere fruibile proprio all'inizio della stagione estiva. Non so se ho dimenticato qualcuno, spero di no, ma ringrazio tantissimo la Capitaneria di Porto di Ortona, ci tengo a dirlo, il comandante oggi non è qui presente, Pio Oliva, ma è degnamente rappresentato oggi, perché la Capitaneria di Porto ci ha dato una grandissima mano nella realizzazione di questo progetto. Il tutto è partito col precedente comandante, che ringrazio, Nicola Attanasio, e abbiamo poi proseguito questo progetto e questo impegno con il nuovo comandante, che ci ha accolto con un grandissimo entusiasmo, ha davvero accolto la nostra proposta e il nostro progetto, ringraziandoci anche per averlo realizzato, quindi lo ringrazio personalmente, anche se purtroppo per impegni personali non è qui presente. E ringrazio, tengo a precisare che oggi, in occasione di questa manifestazione, di questa inaugurazione, è arrivata una barca che ha fatto un percorso bellissimo, ed è arrivata ad Ortona praticamente ieri sera alle ore 23 per essere qui insieme a noi, capitanata da Ismaele, che è qui presente. Io lo voglio ringraziare personalmente, vieni vicino a me, perché lui da Martinica è arrivato qui ad Ortona per il cosiddetto cammino di San Tommaso che voi conoscete, un cammino che è iniziato anche con la barca a vela, e lui infatti è arrivato qui ieri sera alle 23, l'abbiamo accolto al suo arrivo insieme ad Arcangelo Altobelli, che ringrazio per la sua presenza qui, e l'altro membro dell'equipaggio che non ricordo il nome, se qui presente, Pino Dorazio. E sono qui con noi, hanno fatto questo percorso e ci tenevano ad essere presenti in occasione di questa inaugurazione. Per me è ovviamente un onore averli ospitati qui al Circolo Velico, e ci auguriamo che questo possa essere l'inizio di un nuovo cammino anche attraverso il mare, di questo, del cammino di San Tommaso. Ed è davvero è bellissimo questo gesto di ricordare la giornata di oggi al professor Di Gregorio, perché era davvero, ad Ortona ha rappresentato un'istituzione nel mondo della vela, l'istituzione, nel senso non era solo il maestro, era proprio il punto di riferimento per chi si voleva avvicinare a questo sport, quindi non era solo un istruttore, ma un vero e proprio interlocutore con la Capitaneria di Porto, con le istituzioni comunali, ovviamente ero un ragazzo, quindi, però c'è questo. È bellissima l'iniziativa del pontile, devo dire, giusto come comunicazione, Ortona sta prendendo veramente, fortunatamente, sta crescendo su questo fronte, c'è un dialogo aperto molto forte con la regione Abruzzo per vedere di dare una diversa, un nuovo slancio alla ex area PTR, e in procinto di attuarsi la variante al piano demaniale marittimo, che finalmente consegna una parte dei saraceni agli sport velici, e di conseguenza ci sarà la possibilità di utilizzare parte della spiaggia per questo. Bellissime le iniziative del Circolo Velico, quando ad esempio ha chiamato i catamarani un po' dappertutto, da tutto l'Abruzzo, con l'approdo sui saraceni, da lì è nata l'idea, bisogna fare qualcosa, quindi complimenti davvero. Complimenti. Grazie. Prego. Io vi rubo solo due minuti, perché possiamo anche dare per buona come rappresentanza del Presidente del Consiglio per tutta l'amministrazione. Esprimo semplicemente, come assessore allo sport, particolare ammirazione e gratitudine per questa donna che io, siccome come lei vivo quotidianamente le difficoltà degli enti, delle amministrazioni, e comprendo forse più di altri le difficoltà che ci possono essere nel raggiungere un obiettivo che non è facile di per sé. Poi quando a volte ci si trova di fronte a una donna, i problemi vengono sottaciuti ancora di più, e quindi io ho ascoltato in religioso silenzio i numeri che snocciolate, anche il percorso, la storia di questo progetto, e chiaramente come rappresentante dell'amministrazione la cosa che mi ha colpito è il fatto che tu sia riuscita, con la collaborazione dei soci, a raggiungere un progetto, un obiettivo che normalmente si chiede alle amministrazioni. Quindi questo è sicuramente un risultato lodevole da parte tua e di tutti i soci, che non può che
diciamo, meritare la nostra più viva ammirazione. E quindi in questo contesto ribadisco e ringrazio sin da ora Camillo D'Alessandro, che in quello che è il progetto dell'amministrazione e valorizzazione dello sport velico ad Ortona, per il mio tramite, il Presidente del Consiglio, abbiamo sicuramente questo interessamento particolare da parte di Camillo, quindi lo ringrazio personalmente e poi ve lo esporrà nel dettaglio. Passo la parola a Capitano di Porto. Buongiorno a tutti, io sono il Tenente Vascello Matteo Orsolini, sono in rappresentanza del Comandante Oliva. E noi come Capitaneria Guardia Costiera non possiamo far altro che esprimere tutto l'apprezzamento per questa iniziativa, anche perché un pontile galleggiante ovviamente aumenta il gradiente di sicurezza delle unità che vi ormeggiano, perché come accennava prima il Presidente, prima gli utenti erano costretti ad imbarcarsi su piccole unità per arrivare alla propria barca, mentre adesso ovviamente oltre ad aumentare il comfort aumenta anche il gradiente di sicurezza, e per noi questo è molto importante, quindi un applauso sicuramente per questa iniziativa. Grazie di cuore. Invito Camillo D'Alessandro, grazie. Prego. Sì. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Un po' di grazie. Intanto grazie perché avete scelto di intitolare al professore questa banchina. Io l'ho conosciuto, ho conosciuto la sua famiglia, le sue figlie in particolare, non tanto nell'attività velica, che a me era un po' sconosciuta questa passione, ma l'ho conosciuta nella serietà dell'attività professionale. Per noi nella nostra zona d'Ariele, Crecchio e dintorni, lui è un'istituzione perché è stato sempre il nostro commercialista della cantina, e quindi da qui anche il mio e di tanti soci che avevano bisogno della sua consulenza. E aveva una caratteristica, era di una persona di una serietà straordinaria, di una schiettezza straordinaria, io me lo ricordo molto bene, per cui grazie per questa prima cosa. Grazie per quello che fate, e spero che questa giornata possa in qualche maniera concludersi con un impegno reciproco, che in realtà già abbiamo fatto un primo passo col Presidente del Consiglio. Noi siamo stati attorno a un tavolo, io non so quante volte è accaduto, però questa volta è accaduto, attorno a uno stesso tavolo, ospitati dalla Capitaneria di Porto, Regione, sì, e tutti coloro che sono, come si dicono, titolari di concessione, sì. Titolari di concessione, per cui il Circolo Velico, la Lega Navale, l'altra associazione, Circolo Nautico e Marina. Perché ci siamo messi tutti attorno a un tavolo? Uno, perché quell'area dell'APTR, ex APTR, oggi Regione, noi vorremmo finalmente che diventi, diciamo così, una cosa bella da vedere e utile per i cittadini, ma anche per i turisti, perché dobbiamo promuovere la nostra regione, dobbiamo promuovere Ortona anche lì. Due, perché il sogno, possiamo cominciarlo a dire, che abbiamo, è che tutta quest'area, al di là della titolarità delle concessioni, abbia una gestione, uno spirito unitario. Qui insieme possiamo fare un grande porto turistico regionale ad Ortona, un grande porto turistico fatto dai vari e dai diversi titolari di concessione, ognuno per le sue competenze, ognuno per le professionalità, ognuno per la sua storia. Si può fare, in questo senso io ringrazio tutte le associazioni, anche te che hai partecipato fattivamente a quel tavolo, addirittura portando sul tavolo delle proposte. Noi ci stiamo. La prossima stagione quell'area non deve stare così come sta. La prossima stagione dobbiamo finalmente ritrovare quell'area a disposizione e con dei servizi comuni, per esempio tra voi che siete prossimi con la Lega, ma in generale con dei servizi comuni, perché un turista che viene qua, straordinario, questi signori che sono venuti da Martinica, vengono qua, ecco, per esempio avrebbero diritto, che ne so, una volta arrivati qui a potersi fare una doccia, a poter mangiare, a poter ad avere servizio. Il tempo brutto, vuole andare a fare il bagno. Allora, quindi vi ringrazio veramente di tutto. Vi ringrazio per quello che fate. Chiaramente la soluzione è l'unità. L'unità significa non fare passi indietro. Sta storia che per fare un'unità si deve fare passi indietro, io invece penso che l'unità si deve fare passi in avanti, al massimo di lato, per stare tutti insieme. La regione vuole fare questo, vuole coordinare questa voglia vostra di stare insieme. Noi ci siamo, per la prossima stagione inauguriamo quell'area.
Grazie. Il consigliere regionale Camillo D'Alessandro è venuto oggi per l'inaugurazione del nuovo pontile Porto dell'Ortona, ha presentato e illustrato degli impegni della regione e ha chiesto anche un impegno a tutti per una condivisione degli sforzi, ha detto, diciamo, dei passi avanti o anche di lato, insomma, per riuscire a creare un porto turistico ad Ortona che sfrutti già le strutture esistenti. Esattamente, noi quando guardo questo specchio d'acqua immagino un grande unico porto turistico ad Ortona, ci sono le condizioni, ci sono diversi concessionari, appunto titolari di concessioni, noi li dobbiamo mettere insieme, la Regione Abruzzo sta facendo questo, lo sta coordinando per cercare anche di dare una mano affinché questo specchio d'acqua diventi un bacino che possa accogliere anche 400 barche, ma l'obiettivo ulteriore è quello di attrezzare, organizzare, riconsegnare alla fruizione innanzitutto turistica l'area ex APTR, perché quest'area è straordinariamente interessante per come è collocata, però insomma ha tutti i suoi limiti per come attualmente si trova. Noi dobbiamo fare in modo che a Ortona si possa fare anche turismo legato per esempio all'attività nautica, all'attività diportistica, ma quando si arriva qui bisogna avere il diritto, per esempio, di avere bagni, docce e servizi. Ci stiamo lavorando, speriamo che per la prossima estate noi inaugureremo questa nuova bella area attrezzata. Quindi un primo passo, diciamo, concreto per sviluppare il turismo nautico sulla costa dei Trabocchi, e noi auspichiamo che poi ci sposti anche un po' più a sud, ma non per ragioni capannistiche, ma semplicemente perché c'è tutta un'ulteriore diciamo area da sfruttare, come San Vito e ancora più basso, tutta una costa dei Trabocchi che mette a disposizione delle risorse naturali che il turismo nautico non tocca, anche, anzi naturalmente si integra in esse, e quindi consente di fare un turismo sostenibile. Ma assolutamente un turismo itinerante con la barca, è anche bello fermarsi in più approdi, in più posti lungo la costa dei Trabocchi, lo dobbiamo proprio organizzare quasi creando un pacchetto dove si arriva, si visita, si fa, si riprende la barca e si riparte. Io credo che questo sia possibile. Grazie, grazie. Vai lui, vai lui, Italia. Con Ismaele Consorte, che è il comandante della barca Bramosia, che è arrivata ieri sera intorno alle 11 qui a Ortona dopo una lunga navigazione da Martinica. Ecco, ci può dire qualche cosa in breve? Sì, insomma, sì, è un rientro, è il nostro, il quinto viaggio che facevamo ai Caraibi, e questo è stato è rientrato insomma un po' nella normalità, un po' di tempo instabile nel ritorno e un po' di perturbazioni, soprattutto freddo. Quanto è durata la navigazione? Ma nel complesso sui 20 giorni, 25, una cosa così più o meno. Qualche particolare difficoltà, qualche momento? Ma sì, abbiamo più significativo. Sì, siamo guidati naturalmente da un routier da terra, il quale ci ha segnalato la partenza dalle Azzorre di una bassa pressione molto profonda, e quindi abbiamo un po' deviato, siamo andati su Madeira in attesa che passasse, abbiamo perso 3-4 giorni, ma niente più di questo. Poi siamo ripartiti, Gibilterra e la solita rotta. Bene, bene, qui c'è Arcangelo Altobelli che fa parte dell'equipaggio. Certo. Ci può dire qualcosa sulla sua esperienza personale? La mia esperienza personale è da addebitare al fatto che 3 mesi fa sono stato operato a cuore aperto
di un intervento al cuore che è molto delicato. Praticamente io mi sono rimesso in gioco e ho chiesto al mio amico Ismaele, che stava facendo la regata del St. Thomas Route, cioè la regata del cammino di San Tommaso dalla Martinica, e ho voluto fare almeno una tappa. Sarei andato in Martinica, però il mio fisico non me lo consentiva, essendo troppo presto dalla data dell'intervento. Però ho fatto dalla Sardegna, quindi fino ad Ortona, quasi 1000 miglia, e mi sono messo in gioco, e quindi sono rimasto molto molto soddisfatto, uno di aver fatto questa traversata con delle persone che il mare lo condividono, ci dormono, ci mangiano e ci fanno di tutto, sono dei lupi di mare cosiddetti, e sicuramente ho viaggiato in sicurezza, ma sai, partire dopo un intervento e fare un'esperienza del genere non penso che sia da tutti, però io sono stato sicuro, perché una volta che parte non è che dici andiamo un attimino al pronto soccorso a dove. Insomma, la passione per il mare non si ferma, sì, la passione di fronte a nessuna difficoltà, anzi sì. Forse serve pure di sprone, certo, per certo, andare certo, avanti, ritrovare certo, le forze, il coraggio, certo, e affrontare insomma i perigli del sì, mare. Effettivamente io sto cercando di organizzare un match race di San Tommaso, il quale diciamo, io sono molto fedele a San Tommaso, siamo portati dietro una bandiera che rappresenta il profilo del campanone di San Tommaso, il quale campanone di San Tommaso è il protettore di tutti i marinai di tutta l'Adriatico, di Ortona in particolare, ma di tutto l'Abruzzo, e il campanone ha sempre riportato a casa i marinai dalle intemperie e da tutto quello che c'è dietro. Insomma, comandante Ismaele, quindi ha avuto un equipaggio d'eccezione. Sì, poi di amici, soprattutto di amici, e quindi è stata piacevole, una piacevole navigazione. Quindi c'è stata un'intesa forte, perché siamo, immagino, poi in queste traversate. Certo, capirsi avere un po' a volo, avere fiducia di chi rimane di guardia quando si va a dormire, queste sono le cose che rendono sicura e piacevole la navigazione. Buon vento, complimenti per l'intesa.